Quindi? Quindi pipì. Pipì di Sakura? Madonna, quanti rami, oh! Cacchio, io ho fatto tanto per scegliere un ramo qua. Questo è il più bello. Ah, oh, come sculetto. Andiamo, va. Tre ore per portarmi fuori, io non Senti, lo so. Ma... questi umani che si devono mettere tutte queste cose addosso. E poi a me mi lasciano nuda così, con il mio bel culetto al vento. Guardami, guardami, invidiami che c'è il pompon sul sedere, guardalo. Amore. Tu non ce l'hai? Sì. Dimmi. Volevo avere un riepilogo di ieri. Allora. Ieri. Perché stiamo correndo? Perché stiamo correndo? Sai che camminiamo veloce. Ieri è stata una bellissima serata. Si guarda su con Dio le info.
Ho iniziato a cantare alle 9:15. Ho fatto una pausa dopo un'ora, una pausa di 6 minuti perché ho guardato la playlist che ho messo, per poi riprendere alle 10:10 e finire alle 10:30. Sì. Direi che ho stracantato. Vabbè, ok, ma non vabbè, è questo che volevamo sapere. La cosa bella è che appena ho iniziato a cantare ho visto le facce del tavolo proprio avanti che erano veramente sorprese per la mia bravura. Queste sono cose che ho sentito, io non mi elogio mai. Quello che mi è piaciuto è che ho cantato più di 25 canzoni e sono stati hanno applaudito a tutte le canzoni, tutte. Non è mai successo. Mi dispiace, ma gli italiani ascoltano, ma a volte per strappargli un applauso magari devi fare un acuto mentre poi fai girare un cerchio, lanci il fuoco e allora oh, forse sei bravo. Un applauso, forse. Ovviamente non siete voi che mi seguite, lo so che mi avreste fatto l'applauso. Perché te pregunto che quando come e donne tu sempre me risponde, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieres. Desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Raccontando in generale quello che c'è, cioè proprio le differenze, cioè loro si sono proprio soffermati, hanno ascoltato tutto, nessuno si è lamentato per il volume, io sono stata sempre molto attenta, hanno apprezzato il mio non parlare spagnolo e ci ho scherzato su dicendo che magari se avessi bevuto un bicchiere di vino avrei parlato un pochino più fluentemente. Però è stata una bella serata, ho sentito molto il calore delle persone. Ti hanno chiesto anche bis, tris. Mi hanno chiesto bis, tris, quadris, cioè di tutto. E non mi è mai successo, mi hanno lasciato 20 euro di mancia. Non mi è mai successo, ragazzi, sono rimasta così. Che vi devo dire? Cioè, poi da questa serata sono usciti anche dei lavori, c'è un signore che deve fare un'inaugurazione di un
di un nuovo locale e mi vorrebbe cantare. Una signora mi ha detto che un locale sta cercando artisti, tra cui musicisti, attori teatrali e pittori. Ragazzi, ma chi li cerca? I pittori? In Italia. Io non lo so. E quindi sono rimasta veramente sbalordita, perché magari, io non lo so perché ancora voglio provare, però magari la paga non è così alta rispetto all'Italia, magari è uguale. Ma il punto è che stasera comunque è più alta rispetto all'Italia. Sì. Questa serata. Questa serata è stata sicuramente più alta rispetto all'Italia. E più che altro è che comunque da una serata sono usciti altri due lavori, poi escono magari altri due lavori. Cioè è questo, trovare lavoro perché sei brava, non perché conosci. Non perché conosci. Sì, è un piazzale gigantesco per i camper. Sì, perché mi sa che anche questo è tutto per camper. Sì, sì. È un paesello di montagna, c'è questo enorme parcheggio aria camper, ma comunque questi sono tutti stalli per camper perché sono molto lunghi. Bello. Ah. Chef. Sì. Che propone oggi? Sto provando per la prima volta a fare la pasta risottata, zucca e funghi. Pasta risottata, zucca e funghi. Sì, però prima si deve cuocere la zucca. In che cosa consiste questa pasta risottata? Niente, praticamente una volta che è fatta la cremina, butto la pasta e ci aggiungo l'acqua. Come se fosse un risotto. Proviamo, eh. Però questa zucca è un po' duretta. Diciamo che questa bella imprevisto appunto della serata di Alessia ha ritardato almeno di una decina di giorni buoni i nostri piani, anche più di 10 giorni. 11 sì, dai. Perché in realtà inizialmente sbarcate da Barcellona dovevamo subito, diciamo, scendere al di sotto di Barcellona nell'entroterra e andare a Saragozza. Invece salendo in su praticamente abbiamo allungato di tantissimo, e diciamo che avendolo saputo prima non avremmo preso poi i biglietti della nave, che oltretutto il viaggio è stato l'ennesimo viaggio della passione, ci è costato anche tantissimo, ma se avessimo saputo prima della serata saremmo scese direttamente via terra dalla Francia, perché praticamente il posto dove eravamo era a tipo 50 km dal confine francese, quindi non aveva molto senso. Però è stata una cosa un po' dell'ultimo secondo, un po' perché noi non avevamo programmato di salire, cioè di fare questa sosta, però i nostri amici hanno insistito, sono stati carinissimi, ci hanno fatto passare delle giornate davvero belle, sono stati super disponibili, hanno fatto cantare Alessia appunto, e da questa cosa molto probabilmente ne nasceranno delle altre. Quindi diciamo che è stata una bella sosta, anche perché ci ha permesso di vedere la Costa Brava che non avevamo proprio visto. Però ecco, ora siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia e quindi stiamo cercando di recuperare. Stamattina abbiamo già fatto un centinaio di chilometri, ora siamo fermi qui. In realtà sembra un posto tranquillo per riposare, però non sappiamo se ripartire già subito nel pomeriggio dopo pranzo. E il problema è che non ci sono posti, diciamo, carini, interessanti, tranquilli dove fermarci nel mentre, perché vorremmo andare a Lleida, si chiama, e solo che sono altri 200 km buoni da fare, quindi non ho molta voglia. A me non piace fare così tanti chilometri, diciamo, di viaggio in un giorno. Io preferisco farne. Ma anche per gli animali, anche per gli animali, sì, perché sono tante ore, tanti chilometri. Sinceramente preferisco farne meno, riposarmi, spezzare più il viaggio.
però abbiamo un pochino di fretta perché appunto lunedì vorremmo visitare, cioè domani, questa Lleida, abbiamo anche una lavatrice da fare oltretutto, e martedì vorremmo già essere a Saragozza perché c'è un nostro amico lì che è libero tutto il giorno, giusto martedì, mentre mercoledì è pieno e quindi potremo passare la giornata con lui. Come sta venendo questa pasta risottata? Spero bene, devo ricoprire ancora, deve assorbire tutto il sugo. Il profumo è buono. Certo, se avessi avuto un fornellino leggermente più grande, perché come gli viene in mente di fare 3 fornelli uguali? Diciamo che prossimamente, non si sa quando, molto prossimamente, la nostra intenzione sarebbe quella di cambiare il piano cottura, invece che con 3 fuochi piccoli inutili, con 2 fuochi un pochino più grandi. Ta-da! Non ci ho messo un po' di pepe perché mi andava di mettere un po' di peperoncino, ma non ce l'ho. Pasta risottata, zucca e funghi. Buon appetito! Dicevamo che siamo storte perché siamo... Stiamo aspettando la lavanderia. La lavadora. Bugaderia in catalano. Sì, bugaderia. Credo da bucato. Sembra. Orribile. Non si può sentire bugaderia. Bugadini. Lavadora. Sembra bucatini con raffreddore. Bugadini. Bugaderia. Bugaderia. Comunque siamo in un paesello nell'entroterra, perché stiamo facendo una strada nell'entroterra, praticamente passando sopra Barcellona per andare verso Saragozza. Oggi ci fermeremo a Lleida, si chiama? Lleida? Lleida. Lleida? Okay. L-L-E-I-D-A. Ecco, ci fermeremo a Lleida, che una cittadina sembra carina, arriveremo però nel pomeriggio perché ormai sono le 11 passate, dobbiamo aspettare l'asciugatrice, dobbiamo piegare tutti i panni, sistemarli tutti e ripartire. Ci mancano circa 120 km arrivare a Lleida e quindi, vabbè, ci vorrà un po'. Dalla GoPro si vede lontano, lontano. Abbiamo deciso di fare una deviazione. Abbiamo visto da lontano questa montagna tutta frastagliata, strana. È il parco naturale di Montserrat. E abbiamo visto delle foto, sembra essere bellissimo. E quindi ho detto, vabbè, facciamo questa deviazione, ci fermiamo per pranzo, visitiamo un po', poi vediamo se ripartire pomeriggio oppure stare lì. Troppo bello. Abbiamo scoperto che in questo parco naturale del Montserrat ci sono tantissimi monasteri. In realtà ce n'è uno, c'è l'abbazia, che è molto grande, molto importante, abbiamo visto le foto su internet. Però per accedere a questa abbazia bisogna parcheggiare, c'è un unico parcheggio con una sbarra a pagamento, e dato che il camper occupa 2 stalli deve pagare 20 euro.
E vabbè, dato che è di passaggio, abbiamo deciso di tralasciare, anche se in realtà era molto molto bello, però dobbiamo rimetterci subito in viaggio per andare a Lleida, appunto, e quindi ci siamo fermate qui, abbiamo fatto comunque tutta la salita per vedere la montagna, che comunque è spettacolare, è davvero qualcosa di bellissimo. Gira, su, terra, rotola, ehi, seduta, terra, ecco. Dai, seduta, terra, rotola, no, terra, terra, rotola, brava, brava. Andiamo a fare un giro? Sì, andiamo. Direi comunque una bella pausa pranzo. Salute, Oh, questi cambi di temperatura. Ecco, su è freschetto. Gira, brava. Ma che spettacolo. Quella è un'altra abbazia. Guarda qua come siamo salite in alto. Vieni qua. Madonna. Siamo salite in altissimo. Guarda, ora ti vedo perché... naso si vede? Sì. Niente, nada nisba. Guarda! Di tanti posti strani in cui ci è capitato di parcheggiare, tante volte è capitato anche al cimitero, il posto in cui si dorme meglio, ma un posto in particolare ci mancava. Non so se si vede qua dietro. Un carcere. Amore? Sì? Non hai dormito in un carcere? Fuori ad un carcere? In questo un carcere no, fortunatamente. Fuori... No. Ecco, la prima volta. E ho detto a Elio, non penso che il ladro venga a rubare qua, perché a meno che non voglia fare due piccioni in una fava, cioè... Si trova già al posto giusto. Un po' come chi va a morire a fine al cimitero, no? Comunque, scherzi a parte, perché abbiamo scelto di venire in un carcere? Innanzitutto, fuori a un carcere, innanzitutto ci sono altri camper, perché è un parcheggio segnalato da Park4Night, con, paradossalmente, delle ottime valutazioni. Perché? Perché comunque essendo fuori ad un carcere è molto sorvegliato. Ecco, è appena passata una pattuglia. Eccola là. Vediamo? Ecco, vedi. Io avevo detto che era sicuro, sì. No? Comunque allora, perché ci troviamo qui? Perché appunto era un parcheggio segnalato su Park4Night per visitare questa città che si chiama Lleida. In realtà... non è che ci interessava particolarmente la città in sé, però è un punto, diciamo, di mezzo in cui sostare, dormire, riposare per andare poi a Saragozza. Da Saragozza chi c'è? C'è un nostro amico. Davide Meli che... Per voi che avete seguito la trasmissione dalla strada al palco, Davide ha accompagnato con la chitarra Johnny, Davide e Johnny la...
tra virgolette, la matta, la scatenata, ecco. Comunque, insomma, quindi c'è Davide che sta facendo un Erasmus e andiamo a trovarlo. Al di là di questo, comunque, ci faceva piacere ovviamente visitare Saragozza, che dicono che sia una che città molto bella. Zaragoza. Zaragoza. È terribile. Ah, vabbè, comunque. E quindi questo è una sosta di mezzo. Domani per arrivare a Saragozza ci vogliono altri 150 chilometri. E ora stiamo andando a prenderci un gelato, perché abbiamo fatto tanti chilometri, anche oggi sono stanca. E ho risolto un piccolo problemino, perché si era staccato un cavo dell'inverter e non funzionava più la 220. Aiuto, non funzionava più l'inverter, quindi vabbè, risolto anche quello, ragazzi. Quando uno vive in camper, praticamente un giorno sì e un giorno no, oppure un giorno sì e l'altro pure, devi avere in mano un cacciavite, sempre. Comunque mi fa davvero strano stare dove un carcere. Però le valutazioni parfornate erano tutte super positive, dicono che si dorme anche bene. Vabbè, lo scopriremo. Avremmo voluto in realtà dormire nel posto dove eravamo prima, spettacolare, però poi avremmo avuto troppa strada da fare domani e quindi abbiamo deciso di muoverci. Sicuramente là, a quel parco naturale, che poi non è, cioè sì, parte parco sì, naturale, parte no, e avremmo dormito benissimo. Oltretutto quel parcheggio era proprio segnalato dove si poteva dormire. Puoi dire che hai dormito come un sasso, data la montagna. Infatti, però vabbè. Sempre le mie battute stupide. E nada, vabbè, quindi adesso facciamo questa piccola visita di Lleida.